21 giugno 2024. This is Mission Control. Please come on. ISS, do you hear? Zugmas qui, NKS, Luca Paes Gheradin. Equipage Gatov, разрешите видео команда Escape. NKS, Zugmas qui, есть разрешение. Видео это команда Escape. Перенита. Дима, siamo in finestra, siamo pronti al mio comando. 3, 2, 1, поехали. Давай. Comando inviato. Partita. Ok. Vedo la navetta che parte. Arrivederci. Festeggiamo, comandante. Regalo di Einstein 2. L'ultimo regalo. Fra un po' si distrugge nell'atmosfera. Nostalgia. Non è proprio nostalgia, però... Ma è solo un robot. Porta rifornimenti, elimina rifiuti. Ma non è solo un robot. Aveva uno scopo, un compito che ha svolto perfettamente. E adesso si distrugge un'atmosfera con... un po' con i sogni di chi l'ha costruita, i scienziati, i tecnici. Un po' anche i nostri. Visione romantica. La realtà è quella che noi percepiamo. Questa astronave, che per noi è un robot, diventerà una striscia nel cielo e magari qualcuno vedendola pensa di esprimere un desiderio. Pensando che sia una stella cadente. E invece sono i nostri rifiuti. Le mie figlie pensavano che gli unicorni fanno gli arcobaleni. Invece noi astronauti facciamo le stelle cadenti. Visione molto romantica.
Oggi i bambini non sanno che cos'è la Via Lattea, non l'hanno mai vista. Oggi dalle città si vede a malapena qualche stella più brillante, 4, 5. È una grossa perdita per l'umanità. Se si pensa che proprio guardando il cielo l'uomo ha cominciato a chiedersi cos'erano le stelle, cos'erano i pianeti, e la ricerca scientifica è cominciata proprio guardando il cielo, che è stato il primo libro di testo scientifico dell'umanità. Guardando il cielo, l'uomo ha cominciato a capire le leggi che regolano il nostro pianeta, a studiare i moti delle stelle e poi ha immaginato che sulla volta celeste abitassero divinità, ha visto nelle costellazioni queste configurazioni immaginarie formate dalle stelle, ha visto cacciatori, divinità, animali, quindi tutto un mondo immaginario che stimola la fantasia. E quindi è una grossa perdita non poter osservare il cielo. Ormai ci rimane solo la Luna, con stelle e pianeti in numero sempre minore, la Via Lattea, un lontano ricordo. Stiamo parlando del cielo notturno, quello vero, quello che si vede alzando in una notte limpida lo sguardo verso l'alto, o meglio che si dovrebbe vedere. In molte parti del mondo l'inquinamento luminoso ha raggiunto livelli tali da cancellare il più antico ed evocativo degli spettacoli naturali. E in cima alla classifica mondiale del cielo sporco ci siamo noi. Insieme alla Corea del Sud, l'Italia è infatti il paese dei G20 con le notti più deturpate dalle luci artificiali. A dirlo è il nuovo atlante globale dell'inquinamento luminoso, le cui mappe aggiornate sono quelle che state vedendo scorrere ora, appena pubblicato su Science Advances e firmato, tra gli altri, da tre studiosi italiani, Pierantonio Cinzano, Riccardo Furgoni e Fabio Falchi, quest'ultimo alla guida del team internazionale che ha compiuto la ricerca. In futuro la situazione potrebbe addirittura peggiorare. La luce dei nuovi impianti a LED, infatti, pur meno dispendiosa dal punto di vista energetico, copre una porzione di spettro elettromagnetico più spostata verso il blu rispetto alle vecchie lampade al sodio, una porzione dello spettro dalla temperatura di colore più elevata, dunque, questa delle luci LED, e alla quale i nostri occhi sono anche più sensibili. Il risultato, a parità di tutte le altre condizioni, la brillanza percepita aumenta di 3 volte. Insomma, se non facciamo presto qualcosa, anche le costellazioni e i pianeti diventeranno specie in via d'estinzione, visibili magari solo in qualche riserva ad oscurità e sullo schermo dei computer. In che consistono questi detriti? Per la maggior parte si tratta di pezzi che si sono staccati dai vari razzi satelliti, ma è possibile trovare anche un guanto perso dall'astronauta Edward White, una macchina fotografica persa da Michael Collins, i sacchi dell'immondizia della stazione spaziale Mir, una chiave inglese e persino uno spazzolino da denti. Si stima che oggi, intorno all'orbita terrestre, ci siano qualcosa come 36.500 detriti spaziali
larghi più di 10 cm, che diventano un milione se contiamo quelli da 10 cm a un centimetro di larghezza, mentre i detriti che vanno da un centimetro di larghezza fino ad appena un millimetro sarebbero oltre 130 milioni. La maggior parte di questi si trova nella bassa orbita terrestre, ovvero tra i 300 e i 1000 km di altitudine. Sono pericolosi? Beh, sì. Pensate che un detrito di circa 10 cm ha la capacità di distruggere completamente un satellite di medie dimensioni e ne potrebbe bastare uno di appena un centimetro per compromettere seriamente un'operazione di lancio. Infine, quelli di un millimetro possono causare danni locali o rendere inutilizzabili alcuni sottosistemi. Oggi la densità di detriti spaziali nello spazio è ancora piuttosto bassa. A 1000 km di altitudine, dove se ne trovano di più, è di appena 0,0001 oggetti per chilometro cubo. Da ciò, come potete immaginare, deriva una scarsa probabilità di collisioni. Il problema però è che basta un solo incidente per creare in potenza altre decine o centinaia di detriti, che a loro volta potranno andare a colpire altri detriti o satelliti in un effetto a cascata che potrebbe un giorno rendere addirittura impossibile l'esplorazione spaziale o l'utilizzo di satelliti. Questo scenario prende il nome di sindrome di Kessler, dal nome del suo ideatore Donald J. Kessler, un consulente della NASA che già nel 78 mise in guardia sugli effetti di questa reazione a catena. Spesso negli ultimi tempi abbiamo sentito parlare delle future mega costellazioni satellitari per le telecomunicazioni e abbiamo visto magari le cosiddette stringhe di perle prodotte dai loro mini satelliti in cielo quando vengono sganciati a grappoli verso l'orbita di destinazione. Gli astronomi, preoccupati per le potenziali conseguenze, stanno cercando di valutare l'impatto che potranno avere questi satelliti, per ora poche centinaia, ma destinati a diventare decine di migliaia, sulle osservazioni con i telescopi. E al tempo stesso stanno mettendo a punto software di tracciamento puntuale di questi satelliti così da poter pianificare le osservazioni scegliendo i periodi di minor affollamento, in modo da minimizzare o annullare il loro disturbo. Software come quello che sta sviluppando all'INAF di Bologna Luciano Nicastro. Look at this, a strange metal object falls from the sky through the roof and down nearly two floors into a home. And the homeowner thinks it's junk from space and he wants to find out who is responsible for covering the costs of the repairs. Wait News reporter Annalise Irola joins us now, and Annalise, tell us what happens next. Lois, something possibly out of this world fell from the sky and into one Naples family's home. The cylinder object crashed through the roof and through two layers of ceiling. Now the family is wondering where this came from and who is responsible. Where in the world did this object come from and what is it? It used to have a cylindrical shape, and you can tell by the shape of the top that it traveled in this direction through the atmosphere when it burned, created this burn and melting the metal over in this direction. Whatever it is, it came crashing through one Naples family's home. Yeah, it's either space junk or a space meteorite. It's 50-50. Alejandro Otero's son was home alone last Friday when he heard a loud bang. It was a tremendous sound, and it almost hit my son. He was two rooms over. And heard it all. Otero called the Collier County Sheriff's Office after making the discovery. Is he heavy? Oh, yeah. Holy cow. Are you kidding me? See, now, unlike you,
I was shaken. I was completely in disbelief. What are the chances to something of something landing on my house with such force to cause so much damage? And you know, totally, you know, I'm super grateful that nobody got hurt. Alejandro thinks it could be from space. The International Space Station had scheduled debris coming from them to land into an into Earth and to go through the atmosphere, burn and safely land whatever was left in the ocean, in the Pacific, or in other areas, not in urban areas. There are several articles online about trash from the International Space Station hitting Earth on March 8th, the same day the Otero's home was hit, and they want answers. Very heavy and very damaging. I mean, this lands on anybody or any structure will completely destroy it. We got super lucky. This object that fell from the sky, damaging a home, turns out to be debris from the International Space Station. NASA says it was part of a space station cargo pallet and it tore through two stories of a Naples home. So NASA thought it would burn up before it got back to Earth. As Wake News reporter Annalise Iriola tells us, that space junk was launched 3 years ago. NASA confirmed the object is a stanchion from the NASA flight support equipment used to mount the batteries on the cargo pallet. Alejandro says he's learned something from the ordeal. I have learned that, there's something else to worry about now, not only hurricanes, but something beyond our skies. E allora in queste ore è circolata in rete la notizia che la NASA avrebbe identificato come proveniente dalla Stazione Spaziale Internazionale un oggetto di forma cilindrica di 720 grammi, lungo 10 centimetri, ampio 4 centimetri, che l'8 marzo scorso ha sfondato il tetto di una casa a Naples in Florida, fortunatamente senza ferire nessuno. Per saperne di più abbiamo chiamato al telefono l'astrofisica Daria Guidetti, responsabile di un progetto di divulgazione intitolato Sorvegliati Spaziali, che si occupa anche, ma non solo, di detriti prodotti dalle attività spaziali. Recentemente abbiamo esplorato anche la realtà aumentata e abbiamo pubblicato un'app che si chiama Sorvegliati Spaziali per iOS e per Android e che permette di comprendere i rischi ai quali il nostro pianeta è sottoposto al sistema solare. Dunque, rischi immagino provenienti da asteroidi, meteoriti, tempeste solari e anche evidentemente oggetti che cadono dal cielo, dai satelliti e dagli altri oggetti che mettiamo in orbita. Daria Guidetti, che cosa sappiamo dell'oggetto precipitato in Florida? Allora, diciamo prima di tutto che la situazione è iniziata nel 2021 quando la Stazione Spaziale Internazionale ha fatto una cosa che ha fatto spesso, cioè quello di rilasciare nello spazio attorno alla Terra un pallet di vecchie batterie di proprietà della NASA, perché appunto erano quelle vecchie, erano state sostituite da batterie nuove. In altra occasione, diciamo, questo pallet era stato smaltito tramite dei veicoli cargo. In questo caso, appunto, è stato rilasciato in volo libero nello spazio. Era previsto che sarebbe rimasto in orbita per 3 anni, perdendo poi progressivamente quota per effetto dell'atmosfera terrestre, che esercita un'azione di resistenza sugli oggetti spaziali, quindi, diciamo, tende a trascinarli giù, a farli rientrare. Però secondo le simulazioni e vari calcoli, secondo la NASA, questo oggetto avrebbe dovuto vaporizzare del tutto. Invece non è andata così, perché nel giorno dell'8 marzo scorso e anche ad un orario compatibile con quello previsto del rientro di questo oggetto spaziale, questo oggetto di circa 700 grammi ha appunto colpito questa casa in Florida, sfondando nel tetto e attraversando i due piani sottostanti. Poteva andare anche molto peggio perché il figlio del proprietario era in casa. Chiaramente l'obiettivo è quello di operare nelle orbite terrestri nel modo più responsabile possibile, proteggere le persone e tutte le infrastrutture a terra e anche nello spazio. Ma quanto sono frequenti, ecco, eventi come questi che stiamo appunto raccontando?
Allora, chiarisco subito che i rientri di oggetti spaziali sono molto molto frequenti, perché ogni settimana c'è almeno un rientro di oggetti spaziali più grandi di una motocicletta e che possono arrivare a avere dimensioni anche di un tir. Poi ci sono anche rientri di oggetti molto più piccoli, per cui i rientri non sono eventi eclatanti, sono di routine e possono essere di tipo controllato oppure incontrollato. I rientri controllati sono quelli di satelliti che vengono manovrati al termine della loro vita operativa per farli rientrare in totale sicurezza sopra l'Oceano Pacifico. I rifiuti spaziali invece vengono giù da soli in modo incontrollato sotto l'azione dell'atmosfera terrestre. Però la situazione non è che è lasciata, diciamo, del tutto al caso, perché tutti i rientri vengono monitorati dalle reti di sorveglianza spaziale. E specifico che anche noi dell'INAF lo facciamo partecipando alla rete di sorveglianza spaziale e tracciamento della Commissione Europea. E comunque, diciamo, nella maggior parte dei casi gli oggetti spaziali che rientrano vaporizzano del tutto ad alta quota, quindi è rarissimo che arrivino a colpire il suolo terrestre e per di più un'abitazione. E se anche qualcosa sopravvive al rientro, sfugge al nostro controllo, bisogna considerare che la Terra è grande, è ricoperta per tre quarti di acqua e per il resto è fatta da tante zone desolate. Quindi questo caso della Florida è veramente rarissimo, è molto più facile vincere al Superenalotto. Haywood County man is sharing his story after just discovering a strange object that he thinks may be from outer space. And so far, the object has not been inspected by aerospace experts, but the discovery has a lot of people scratching their heads. News 13's Mark Liverman explains. I'm just shocked as to what it was. Kind of hard not to be, especially when you find something like this along a very remote Canton trail. Once in a lifetime. You know, it don't happen every day. But it did happen to Justin Klotz when he and a coworker found it. Burnt carbon fiber dotting the surface, heavy-duty pieces and plates of metal held together with what look like thick bolts. Justin was working his job doing grounds maintenance at Glamping Collective in Haywood County. He walked about half a mile down this trail when his friend pointed it out. We don't know what it is, so we just know that it's not from up here. I just want to give you an idea of how big this object is. I stand at about 5'10", and you can see this thing comes past my waist. It's heavy duty. You can see all the reinforcements, the bolts, the carbon fiber. And then check this out. Look how thick this material is through the middle, almost an inch thick. The object's weight so heavy that Justin had to tow the thing. I just tied a rope to it and drug it out with the lawnmower. That's just a one in a million chance, yeah, that it lands. Especially if it landed somewhere off the trail in the woods, you'd never found it, but it just happened to land on the trail. So what is it, and how did it even get here? ISS, this is Mission Control. Please come on. ISS, do you hear?